Grazie di essere qua, questo l'avete capito, è l'inizio vero e proprio del Memorial di questo 2013. È l'inizio, la nuova era anche di un Memorial che assume una veste diversa, grazie anche alla vostra presenza in questo mondo di sogno, in questo mondo onirico, ma poi ne parleremo. Io vorrei però farvi dare il benvenuto, spero che sia ancora tra noi perché c'era fino a qualche attimo fa, ma lo vedo, al padrone di casa in questo momento, che è Vannino Vannucci, che vorrei ospitare. Vieni Vannino, grazie, grazie Vannino, naturalmente avremo modo di stare assieme e di parlare tra poco, però credo che qua in mezzo agli arancioni sia veramente casa tua. Spero che sia anche casa loro perché noi da 20 anni siamo sponsor di questa gloriosa società, di questi gloriosi colori arancioni di cui sono fiero di esserne sponsor. Siamo una squadra, credo, quest'anno ben assortita. Io sono molto ottimista quest'anno perché facciamo i scongiuri, come si dice, però credo che sia stata allestita una squadra importante, con dei ragazzi seri e soprattutto con un mister preparato e convinto, serio e che pensa positivo. Questo è importante perché in questo mondo di negatività ci vuole anche le persone convinte e sicure di quello che è del loro mestiere, e lui lo ha Beh, dimostrato l'anno scorso e mi sembra che quest'anno. anche nel video lo abbia ben chiarito. Prima di arrivare però al mister, naturalmente, a quale riserviamo una fetta importante di questo nostro primo momento, vorrei salutare il presidente Orazio Ferrari, naturalmente, che ci degna della sua presenza. E vorrei, prego, prego, presidente, qui vicino a noi, inutile che vi faccia salutare, anche se ovviamente per la stampa è ben accetta questa cosa. Allora, lo dicevamo poco fa, abbiamo cominciato bene. Sì, direi che quest'anno meglio non si poteva fare. Abbiamo fatto, direi, una partita eccezionale. Era un risultato più che rotondo. I ragazzi si sono comportati bene. Tra l'altro avevamo avuto un po' la delusione della partita di Coppa, quindi la vittoria di ieri rappresenta ancora un'importanza, una vittoria ancora più importante. Tra l'altro abbiamo anche un incontro fondamentale domenica, perché abbiamo la partita ad Arezzo, quindi insomma, il fatto di andare a Arezzo con una bella vittoria così sulle spalle credo che sia per noi senz'altro una cosa favorevole. Più che favorevole sicuramente, ce lo faremo dire adesso di questa carica che indubbiamente c'è e ci sarà anche nei prossimi giorni, proprio in fase di preparazione della gara, da chi è stato l'artefice in campo insieme a tutti i ragazzi. Massimo Morgia, che vorrei immediatamente far arrivare qua. Grazie, grazie mister. Dove vuoi? Ecco, mi blocco io naturalmente. Vi conoscete bene, quindi è inutile. Allora, io ho visto un bel faccione sul video prima che raccontava delle cose sane sulle quali credere nella stagione che stiamo percorrendo. Cose sane perché, come ho detto, sono andato a Pistoia, ho trovato un ambiente giusto, un ambiente che segue, una società appassionata e stiamo cercando di fare le cose che abbiamo però promesso dall'inizio, cioè di una ristrutturazione anche del settore giovanile, di una crescita globale, e in questa crescita c'è anche la voglia di portare le pistoiese laddove merita, perché Pistoia è indubbiamente una di quelle città decadute, ma che deve ritornare nel calcio che conta, quindi minimo la Lega Pro. È un bel sogno che potrebbe diventare realtà. Credo che sognare non costi niente, però credo che la Pistoiese in Serie D abbia comunque sempre il dovere di tentare fino all'impossibile, però tentare non significa riuscire per forza. Ma quello che possiamo fare e dobbiamo dare è l'impegno massimale, come credo che abbiamo dimostrato dall'anno scorso a quest'anno. L'impegno ce l'abbiamo sempre messo. Ci sono delle partite che non vanno bene, come non è andata bene con la Lucchese, ma che sono passaggi, che servono anche quelle, le sconfitte molte volte per far crescere un gruppo.
e che quella sconfitta sia il benvenuto per crescere. Certo. Ricordiamocela questa cosa del sogno, perché forse ci tornerà utile più avanti nella serata. Io vorrei che la nostra Linda, a questo punto, ci presentasse quello che tra poco consegneremo ai nostri ragazzi, a voi tutti. Sono dei gadget e ci aiuteranno i ragazzi della scuola calcio Vannucci. Venite qua al centro, ragazzi. Sono dei gadget che consegneremo tra pochissimo a tutti. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao, come ti chiami? Alessandro. Alessandro. Complimenti per la fantasia, scuola calcio Vannucci, che ci regala fantasie. Bravi, fatevi un applauso, perché anche loro in arancione prometteranno buone cose. Allora, saranno proprio loro insieme a Linda che ci aiuteranno nella consegna a tutti quanti voi. Lo faremo nella zona proprio dei premi, quindi vi chiederemo proprio di alzarvi al termine di questo nostro preambolo. Andate a ritirare questo piccolo gadget, sarà il ricordo bello di questa serata. Grazie ragazzi, volete stare con noi? Volete rimanere qua a fianco, che fate colore? Uno a destra e uno a sinistra? Proviamo? Sì, bene, ci riusciremo. Non è che c'è tuo figlio, no, qui non c'è tuo figlio, no. Arriva dopo. Allora, io direi a questo punto, perché Giada penso che tu sia la voce ufficiale che ben si permette di farci conoscere tutti quanti gli amici nel nostro pubblico, in platea, che riguardano e che fanno parte del team della squadra. Poi ragazzi, vi ricordo tutti quanti, anche tutto il resto dello staff, a ritirare il vostro gadget. Allora, andiamo a conoscere la squadra. Prego. Andiamo dalla squadra e dai portieri, Nicola Sambo e Mikael Olczak. Sì, fategli pure gli applausi. Che... Difensori Lorenzo Giovannelli, Gianluca Nocentini, Lorenzo Colacchioni, Ivo Molnar, Michael Valutti, Edoardo Romani. Questa è la linea difensiva. Poi i centrocampisti Francesco Belli, Giulio Giordani, Alessandro Gambadori, Lorenzo Cecchi, Angelo Buglio, Gianluca Vianello, Alan Capitani, Niccolò Galasso, Fabio Varricchio e Simone Minincleri. E qui mister correre e fiato. E cuore, prego. Poi passiamo a chi dovrebbe far gol, ce ne aspettiamo. Vediamo. Tanti, gli attaccanti, Robson, Machado Toledo, Nicola Vannucci, Carlo Bigoni, Maurizio Peluso e Marco De Angelis. Questa la rosa a disposizione, per adesso naturalmente, poi vedremo nel corso del mister. Dobbiamo dire che è una presentazione che facciamo, non è l'unica presentazione che è stata fatta ovviamente della squadra arancione, vero Presidente? Ci sono state più occasioni per fortuna di aver vicino e gli amici tifosi. Io però vorrei andare oltre alla rosa e andare a conoscere anche chi fa parte dello staff organizzativo. Già. Certo, direi anche lo staff tecnico, insieme all'allenatore Massimo Morgia, allenatore in seconda Michele Coppola, preparatori atletici Gabriele Toschi, Stefano Melani, preparatore dei portieri Nicola Melani, fisioterapista Giampaolo Fagni, osservatore area tecnica Francesco Sarlo, massaggiatore Bruno Rocchi e medici sociali Roberto Barbieri, Gianluca Taliani, il magazziniere Mario Abruzzese. Grazie anche a voi naturalmente. Abbiamo qualcun altro da salutare però, perché beh, insomma i personaggi che collaborano sono molti. Certo, saliamo nella struttura veramente organizzativa della società. E allora, direttore generale e segretario Neri Cresci, direttore organizzativo e finanziario Marco Ferrari, direttore area tecnica Federico Bargagna, addetto stampa e responsabile della comunicazione Stefano Baccelli, responsabile area commerciale e marketing Ivan Sarra, team manager e accompagnatore ufficiale Antonino Vassallo, fotografo ufficiale Carlo Quartieri, manutenzione dello stadio, perché ci vuole anche quella, vuole. Stefano Tempestini e lo speaker Alberto Bagagli. Bagagli, bene. Allora, questi tutti gli amici che collaborano, posso trattarli, vengo in mezzo, posso trattarli da amici, vero Presidente? Perché sì. Al di là della passione, poi ci vuole una grande amicizia per fare gruppo. Certamente, credo che sia un elemento essenziale. Il mister su questo punto credo ci conta molto, ha sempre detto cerchiamo di fare gruppo, perché col gruppo si riesce a vincere, insomma non a caso quando si dice gruppo si intende tutto, si intende quindi la squadra, i collaboratori, i tifosi, quindi credo che se effettivamente c'è unità di intenti senz'altro qualche punto in più ce lo ritroviamo. L'appuntamento è tra qualche istante, intanto
Grazie mister per quello che ci ha dato fino adesso e poi per quello che avverrà ancora. Grazie al presidente Andrea Massaini, se non lo conoscete, che è un po' l'artefice, no anzi è sicuramente l'artefice di molto di quello che vediamo. Che succede? Prego. Ci faceva piacere presentare gli autori e gli interpreti del nuovo inno della Pistoiese in anteprima, che ora andrà di nuovo in onda, così potete riascoltarlo tutti insieme. Gli autori sono Alessio Mammana, che inviterei qui sulla pedana. Prego Alessio. Bruni Fabrizio e il maestro Sandro Bartolozzi. Eccolo qua. E gli autori sono Antonello Caruso e Stefano Carlesi. Allora, se potete raggiungerci così per una foto ricordo, mentre pregherei la regia di rimandare in onda le immagini del nuovo inno della Pistoiese. Allora, noi lo ascoltiamo da qua, se sei d'accordo. Benissimo. Noi così facciamo, possiamo ballare, possiamo fare. Va bene, se volete fare una battuta, vi lascio il microfono. Bene, l'inno che ci chiude il buon momento, con tutti gli autori qua, prego regia. Pistoiese, sei la nostra vita, Pistoiese non è mai finita, tu sei sempre dentro i nostri cuori, sono arancio i tuoi colori. Ricordati chi sei, di Lippe e di Rognoni, di Mario Frustalupi, di tutti quei campioni. Ricordati chi sei, ricordati chi sei. Pistoiese, sei la nostra vita, Pistoiese non è mai finita, tu sei sempre dentro i nostri cuori, alza il vento i tuoi colori. Pistoiese, sei la nostra vita, Pistoiese.